si mina la solidarietà nazionale che è un valore di una nazione. Quindi credo che qui si getti la maschera e il centrodestra ipoteca nel peggior modo se stesso, perché non c'è destra senza nazione, non c'è destra senza patria, non c'è destra senza Stato unitario, è chiaro. Questo fine settimana c'è stato il congresso provinciale di Fratelli d'Italia, sono state rimarcate alcune posizioni sulla questione relativa all'unità dello Stato italiano, alla contrarietà al referendum, però di fatto a livello nazionale e anche a livello locale si guarda un'alleanza, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega. Come potrà convivere questa alleanza con questi strappi, insomma, che vengono dal Veneto? Come hanno sempre fatto, con la logica del compromesso. Da quando nacque la Casa della Libertà c'era Alleanza Nazionale al Sud e la Lega al Nord e Forza Italia che faceva da ponte. Oggi però non c'è una destra che abbia una casa. Non c'è mai stata tanta destra in Italia come in questo periodo. Destra vera, non la destra posticcia e impasticciata nei partiti di maniera che la rappresentino. C'è una destra autentica, quella delle origini, quella delle radici, quella dei valori culturali, non c'è un riferimento. Io credo che chi è di destra non voterà questo centrodestra, voterà la protesta contro il sistema per mandare tutti a casa, poi sarà a ricostruire.